Degli appassionati non ce ne sarà neanche uno che non spera che quest'anno sia l'anno Ferrari. Hanno aspettato troppo. Noi non siamo andati in Australia a vedere l'ultima nata, ma andiamo a vedere com'è nata la Ferrari, com'è nata questa leggenda. Lo facciamo andando in quello che è il territorio vero, l'Emilia. E siamo ospiti di un grande personaggio, Mario Reghini. Mario Reggini, nella sezione più banale del termine è uno sfascia Carrozza, nel senso che dovrebbe praticamente rovinarle, buttarle via, ridurle a ferro a ferramenta e invece è diventato il più sofisticato collezionista di tesori di opere d'arte. Lui è modesto, ma Mario Reggini è talmente simpatico, è talmente un personaggio che proprio con lui. Vogliamo andare alla base di questa leggenda, all'inizio della pagina dell'automobile da corsa Ferrari, quella per eccellenza. E siamo qui, davanti a un rosso che non è un rosso Ferrari, ma è qui che nasce tutta la storia. No, ma un rosso Maranto. Un rosso Maranto. Come nasce questa storia? Del 1939-40? Sì, 39, per quello che so io è nata dal 1939-40, sì. ne ha fatte due. Questa era di Oscari, quell'altra era del Marchese Lotario Rangoni di Castelnuovo, di Spilambetto, che è andata distrutta, e questa si è salvata e dopo... Ecco, eh, vogliamo dare intanto delle caratteristiche tecniche. Apriamoci il cuore, un po' come Barnard fece a suo tempo, e lei oggi fa il chirurgo. Eccolo qui. Qui cosa troviamo dentro questo antro della Sibilla? Troviamo un motore a otto, uh, otto cilindri in linea, 1500 di cilindrata di fatti la chiamò 815 perché era 8 cilindri, 1500 di cilindrate perché allora era la cilindrate che andava per le macchine da corsa diciamo più. Ecco Ferrari in quel momento non può fare una Ferrari sua sì. e quindi si deve adeguare. Sì. E allora con diciamo... La sua passione, secondo il mio punto di vista, è sempre stata quella di fare un'automobile con dei pezzi Fiat, perché questa è la realtà, e del suo ingegno. Poi l'ingegnere Massimino, che fu quello l'ideatore del motore, ha messo insieme questa automobile, ne fece due uguali, ecco. che poi, alla fine eh, continuiamo a parlare della prima macchina di Ferrari, ma questa non si è mai chiamata Ferrari. No, si, eh, diciamo si chiamerebbe Auto Avio Costruzioni, che era la ditta che aveva Ferrari per fare. Prima faceva delle macchine utensili. Esatto. Lui non poteva chiamare col suo nome perché venendo via da Ralfo Romeo, da quello che io so, si era impegnato a non fare mai auto a suo nome per un dato tempo. Ecco. È la sua macchina, ma non si chiama Ferrari. Sì, sì, sì. Però è questa la prima. Questa è la prima in assoluto. Quello è stato il più strano che. Le ha chiesto di, di comprarla, di Ma un, po tu, un po' tutti, chi vende? Un po' giapponese, giapponesi, è venuto qualche americano, è venuto così della gente, io sempre cortesemente, loro me l'hanno chiesto cortesemente, nessuno ha detto delle passie. Io ho detto guarda, non è vendito vendita perché... Non fino a che ci sono io se posso rimanere in Italia. E fra tutti questi collezionisti, eccetera, ce n'era addirittura uno che era il più famoso di tutti, non tanto come collezionista, ma come mito, mito della storia dell'automobile, Enzo Ferrari. Beh, noi Ferrari la vendette a Ascari, poi dopo ha avuto diversi, diversi padroni, poi è andato a finire che in bel giorno la comprai io. <ride> ha cambiato diversi padroni, ecco. Certo, però c'è una storia che pochi conoscono. A Ferrari, come ai figli che in qualche maniera si vogliono poi ritrovare più tardi, vuole riprendersela sì. e che fa? Venne qui con Gozzi un giorno con altre persone, mentre guardavano le macchine. Così, disse con Gozzi, gli, gli dice se lo vende, gli diamo due Ferrari nuove. E lei cosa rispose Però, con due era... Ferrari nuove? Diciamo. Che dice, dico, ringrazio il commendatore. Se ne ha bisogno, gliela presto. Faccio quello che vuole, per me è un onore. Ma non la macchina, non è vendita non è né due né dieci macchine che me la posso prendere ecco poi se la vuole è la sua per mettere in collezione e Bagnoli mi dice ah questa sì corro macchina no, no. poi dice dica il lavoro che fate che il presidente guadagna i soldi e fa gli toccare nuovi io guadagno a romperli quando sono vecchi e dico che lavoro fare Faccio lo sfascio in carrozza lei guadagna a farli nuovi io guadagno a farli vecchi a è così no e infatti stiamo lì a parlare 20 minuti così e noi chiudiamo questa intervista, questo incontro, il primo incontro con Mario Reghini, ne se seguiranno altri, lo ripetiamo, lo chiudiamo con un effetto shock. È il possessore della prima Ferrari, prima automobile fatta da Ferrari, da Ferrari. ma lei per chi ti fa come macchina? Allora posso dire, sì, lo che con dire. tutto l'estimo di Ferrari, sì. la mia macchina del cuore è l'Alfa Romeo.